canzone che state sentendo in sottofondo la conoscerete certo tutti, è Susanna, una canzone dell'Ottocento americano, molto famosa, come Dixie, come The Campton Races, altre canzoni che magari non, di cui non conoscete il titolo ma che avete sentito qualche volta nei film. Ebbene, tutte queste canzoni derivano da una forma di spettacolo americana molto famosa nell'Ottocento, si chiamava Minstrel Show. Il minstrel show non è più tanto di moda perché purtroppo è molto datato e anche politicamente scorretto, perché i cantanti e i musicisti del minstrel show erano dei bianchi che si travestivano da neri. Infatti uno dei più famosi autori di questo tipo di musica, Stephen Foster, che ha scritto appunto Susanna e altre canzoni famose come My Beautiful Dreamer, che ogni tanto citiamo su Tex, era un appassionato della cultura nera d'America e a metà dell'Ottocento scriveva delle canzoni fingendo lui stesso di essere un nero e le faceva interpretare nei minstrel show. Bene, questo sembra una cosa lodevole, forse lo era all'epoca, però purtroppo oggigiorno non è più così, perché si tratta di un'appropriazione culturale, no? Cosiddetta. Ebbene, dobbiamo però ritornare a quel periodo e capire che non tutti gli artisti dei minstrel erano razzisti. In questa storia noi, essendo loro dei musicisti, e anche dei musicisti molto bravi, cerchiamo di rendere giustizia ad alcuni di loro, perché in questa storia alcuni di loro accompagneranno Tex nella lotta contro dei ex guerriglieri sudisti della banda di Bloody Bill Anderson, tra cui il famosissimo Jesse James, che vedete anche nella copertina di Maurizio Dotti. Quindi questa è la prima volta che Jesse James compare in una storia di Tex, e comparirà ancora. Come avrete già capito, questa storia si svolge a cavallo della guerra di secessione, un po' prima, un po' dopo. Uno dei protagonisti è un vero nero afroamericano, è quel Joy Nelson, che è amico di Tex, è stato amico della gioventù di Tex, che è comparso nel famoso episodio Nueces Valley, che parla della gioventù di Tex e della sua adolescenza. E Joy, appunto, è un musicista. Anche in quella storia suonava il banjo, suonava le canzoni di Stephen Foster per accompagnare il sonno della mandria, per rendere tranquille le vacche che lui e Tex stavano portando al mercato. Ebbene, qui, come vedrete, trova un lavoro, lui nero, in una compagnia di bianchi con la faccia nera, anche lui si mette nero fumo, e questo era storico, molti neri suonavano con i bianchi e altri avevano compagnie di neri minstrel. Quindi, come vedete, il minstrel show non è un fenomeno propriamente razzista. Ora, oggi lo vediamo tale, sicuramente è datato, sicuramente è scomodo, ma diamo onore a questa musica, a questo primo esempio di arte folk americana in questa storia, che però naturalmente non è solo musicale, è estremamente avventurosa. La musica che sentirete in queste pagine, di cui i miei amici della redazione vi stanno facendo vedere in sovraimpressione alcune tavole disegnate da Marco Ghion, è sicuramente soprattutto quella delle Colt 45, dei fucili Henry e Winchester, che sparano a ripetizione nelle strade della città dove si svolge questa storia. I guerriglieri di Bloody Bill Anderson, lui è morto, ma ci sono i suoi eredi, tra cui Jesse James, stanno cercando di impedire le libere elezioni in un territorio democratico, e Tex e il giovane Kit Carson e altri Rangers con lui, insieme a Joey Nelson, cercano di impedirlo. Questo è l'argomento del super speciale Tex Wheeler di questa storia.